Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 15 marzo 1912. Dio mia, la mia volontà è la santità delle santità. Sicché l'anima che fa la mia volontà, secondo la perfezione che io ti insegno, cioè come in cielo così in terra, per quanto fosse piccola, ignorante, ignorata, si lascia dietro anche altri santi ad onta dei loro portenti, delle conversioni più strepitose, dei miracoli. Anzi, confrontando le anime che fanno la mia volontà, quale è nel mio terzo fiat? Sono regine e tutte le altre come se stessero al loro servizio. L'anima che fa la mia volontà pare che fa niente e fa tutto, perché stando nella mia volontà queste anime agiscono alla divina, nascostamente ed in modo sorprendente. Sicché sono luce che illumina. Sono venti
che purificano, sono fuoco che brucia, sono miracoli che fanno fare miracoli. Quelli che li fanno sono i canali. In queste anime invece ne risiede la potenza. Sicché sono il piede del missionario, la lingua dei predicatori, la forza dei deboli, la pazienza degli infermi, il regime dei superiori, l'ubbidienza dei sudditi, la tolleranza dei calunniati, la fermezza nei pericoli, l'eroismo degli eroi, il coraggio dei martiri, la santità dei santi e così di tutto il resto, perché stando nella mia volontà vi concorrono a tutto il bene che ci può essere e in cielo e in terra. Ecco come posso dire bene che sono le mie vere ostie, ma ostie vive, non morte. Perché gli accidenti che formano l'ostia non sono pieni di vita, né influiscono nella mia vita, ma l'anima che sta nella mia volontà divina è piena di vita. E facendo la mia volontà influisce e concorre a tutto ciò che faccio io. Ecco perché mi sono più care queste ostie consacrate dalla mia volontà che le stesse ostie sacramentali. E se ho ragione di esistere nelle ostie sacramentali, è per formare le ostie sacramentali della mia volontà. Figlia mia, è tanto il piacere che prendo della mia volontà che al solo sentirne parlare ne gongolo di gioia e chiamo tutto il cielo a farne festa. Immagina tu stessa che sarà di quelle anime che la fanno. Io trovo tutti contenti in loro e do tutti i contenti a loro. La vita loro è la vita dei beati. Due sole cose stanno loro a cuore, desiderano, agognano: la volontà mia e l'amore. Poco altro hanno da fare mentre fanno tutto. Le stesse virtù restano assorbite nella mia volontà e nell'amore, sicché non hanno più a che fare con loro, perché la mia volontà contiene, possiede, assorbe tutto, ma in modo divino, immenso ed interminabile. Questa è la vita dei beati. agosto 1910, volume 11, l'ultimo capoverso. Quando un'anima decide di vivere nel mio volere, la mia volontà crea me stesso in quell'anima. Ed appena il mio volere scorre nella volontà, nelle opere e nei passi dell'anima, ella tante mie creazioni subisce. Succede proprio come per una pissida piena di particole consacrate. Quante particole ci sono? Tanti Gesù ci sono, ma uno in ciascuna particola. Così l'anima in virtù della mia volontà mi contiene totalmente ed in ciascuna parte del suo essere. Chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale, comunione con frutto completo. Penso che soltanto all'udire queste parole ci siamo resi conti che questo passo è forse in assoluto uno dei più belli in mezzo a tanta bellezza che c'è in questo regno aureo della Divina Volontà. Meditarlo, commentarlo fa tremare un pochino il cuore, oltre che a mettere tanto imbarazzo nel sentirsi tanto piccoli. Perché è qualcosa di veramente spettacolare, stupendo. Gesù parla della grandezza delle anime che vivono nella divina volontà, chiamandole nuovamente ostie, tornando nuovamente su questa metafora, ma definisce la santità delle santità, quindi il top. E parla esplicitamente del terzo fiat,
termine tecnico della rivelazione sulla divina volontà. Il terzo fiat comincia il fiat santificante da Luisa Piccarreta in poi, cioè è il tempo in cui il dono della divina volontà comincia ad essere per volontà divina e per essere trascorsi i tempi della preparazione umana, ad essere rimessa a disposizione di coloro che desiderano accoglierlo. Com'è questa santità? È qualche cosa di strepitoso, come Gesù stesso dice. Anzitutto supera le altre santità, sono regine e tutte le altre è come se stessero al loro servizio, le altre anime, quelle vissute precedentemente. E agiscono. Bellissima questa espressione, alla divina, espressione da ricordare, agire alla divina, cioè non c'è più niente di umano, ma questo, e anche questo è uno dei tratti più belli di questa santità, non ha nulla di appariscente, di ostentato, di affettato, dicono i maestri di spirito. Anche raffinatamente. Pare che fa niente e fa tutto. Agiscono alla divina nascostamente ed in modo sorprendente. Questa santità, come già San Luigi Maria Monfort insegnava della vera devozione, sapendo che quasi nessuno l'avrebbe compresa e meno ancora vissuti, è tutta interiore. Cioè all'esterno non si compiono, come dire, operazioni appariscenti, ecco, ma già poi un'anima che ostenta la divina volontà, magari si mette a fare gli atti a alta voce o cose di questo genere, già proprio dimostra di essere, come dire, lontana anni luce, ecco, da questo mondo, che è un mondo divino, un mondo mariano, cioè la Madonna, la Divina Maria, che è l'emblema e l'imperatrice del regno della divina volontà. Cioè, la sua santità appariva soltanto dal suo tratto, d'accordo? Dalla sua straordinaria carità, dalla sua straordinaria dolcezza, ma chi la incontrava non vedeva nulla di appariscente o di strano, rimaneva semplicemente folgorato dalle virtù di questa creatura straordinaria, dalla sua indicibile umiltà, dalla sua pacatezza, dalla sua dolcezza, dalla sua carità, dalla sua bellezza esteriore, che pur essendo tale in se stessa era però ancora immensamente aumentata dall'incanto assolutamente insondabile della sua anima completamente indiata, ecco, ricolma, proprio fusa in Dio e per cui traspariva per forza di cose, per quanto ella fosse assai desiderosa di tenere tutto nascosto, scrive San Luigi, per essere conosciuta da Dio solo. Può darsi, d'accordo, ci saranno certamente dei figli della Divina Volontà che saranno chiamati a cose grandi, saranno dei grandi apostoli forse, predicatori, forse qualcuno sarà un insigne membro della gerarchia, speriamo, ci saranno vescovi, figli della Divina Volontà, cardinali. Chiediamo al Signore che ci dia un Papa, figlio della Divina Volontà, d'accordo? Fermo restando che vanno benissimo tutti i papi, dal primo all'ultimo, però, capite? Ecco, quindi può darsi che ci siano, forse grandi penitenti, come ci sono stati nel passato, ma che avranno immaginato un grande penitente unito alla Divina Volontà, che quale forza, diciamo così, riparatrice ha con le grandi penitenze che fanno, perché anche un atto minimo fatto nella Divina Volontà è un portento di cielo, però certamente. Quando Gesù parla delle ostie viventi come ostie vive, perché ci mettono, come dire, certamente del proprio, d'accordo? Del proprio completamente divinizzato, d'accordo? Ma ce lo mettono. Sempre la sottile attenzione che si deve avere quando si parla di volontà umana, perché la volontà umana è completamente fusa a quella divina, ma è fusa
fusa in maniera, come dire, attiva e cooperante, no? Cioè, se io mi metto a fare un giro, sono io che lo faccio, insomma, il giro, nel senso che cioè, se io non attivo le mie facoltà e dico, bene, signore, guardo quest'alba di questa mattina, ti amo con la tua volontà, ti ringrazio che hai creato il sole, ti ringrazio per quest'alba che sorge, metto il mio ti amo, il mio grazie nel sole che sorge, nel panorama che vedo e non soltanto in ciascuna di queste creature, ma con il mio ti amo intendo scorrere nella tua volontà e ripararti per tutte le persone che non te l'hanno mai detto. E questo è un gesto che facciamo noi, no, volontariamente. Non è che parte in automatico, ecco. Ma questo gesto è tipico di un'anima che intende fondersi nel divin volere, che intende vivere questa santità e quindi compiere anche questi atti, che non sono gli unici, ma ci sono anche questi, in cui la santità nella divina volontà consiste. È chiaro che un giro, chi è che vede che noi stiamo facendo un giro? Solo Dio, nessuno. Cioè nessuno mi guarda ad affacciarmi la mattina, cioè quando uno si affaccia la mattina dal balcone se ce l'ha o esce fuori, questo è un gesto che fanno tutti gli esseri umani, d'accordo? Perché chiunque esce la mattina di casa. È solo che il figlio della divina volontà esce di casa in questo modo, ma non lo sa nessuno. Ecco perché pare che fa niente, fa tutto. Ricordiamo sempre che Luisa Piccarreta non ha fatto niente nella sua vita, ha lavorato il tombolo e basta. Dopodiché passava le giornate nel suo solito stato, come si diceva, sapete che stava immobile di notte in rigidità cadaverica, ma comunque di giorno, se uno va nella sua casa, sono sempre quei quattro cuscini sopra il letto, perché stesa non ci stava, stava seduta su quel letto, appoggiate ai cuscini. A guardarla uno dice, ma quale vita più insignificante ci potrebbe essere di quella di questa donna, insomma, che fa quattro lavori all'uncinetto, poi sta lì impalata, ogni tanto prende e scrive, che serve questa? Capite? Ecco perché Gesù nella Bibbia dice, le mie vie non sono le vostre vie, quanti cieli sovrastano la terra, eccetera, eccetera, oppure Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per confondere, perché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio, e ciò che è debole per confondere i forti, e ciò che è stolto, ignobile, disprezzato per confondere i sapienti, no? Quindi nascostamente la vita nella divina volontà è vita interiore, perché già se uno ci mette il desiderio di essere notato, questa è volontà umana e peccaminosa, sempre, d'accordo? Sempre. Io personalmente anche dico, no, cioè, c'è un po' di rumore che si fa in giro sulla divina volontà, nel senso che proliferano post, siti, luoghi, no? Benissimo, questa è sicuramente un'operazione di per se stessa voluta da Dio, perché sembra che ci sia un impulso alla diffusione della conoscenza, quindi il fatto di per sé è molto positivo a mio avviso, ce n'è estremamente da rallegrarsi e guai se si attivano, ecco, perché c'è qualche pericolo anche con la divina volontà, le rivalità alla prima lettera ai Corinzi. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io ascolto padre X, io ascolto padre Y, io ascolto padre Z, io sto nel gruppo Alfa, io sto nel gruppo Beta, io sto nel gruppo Gamma, io qua, io là, io a destra, io a sinistra. Questo è un pericolo, a mio avviso, non molto remoto. Poi c'è l'altro pericolo, però, che i singoli membri vivano queste cose in maniera malsana, quindi con volontà umana, quindi macchiando questo dono, quindi con varie forme di mettersi in mostra, di idolatrare qualcuno, insomma, robe del genere, no? Facciamo sempre attenzione, perché se no, siccome ci riempiamo la bocca di divina volontà e il cuore e la vita ne sono vuoti, però, no? Ecco, quindi. Questo è un cammino bellissimo, ma è un cammino silenzioso e nascosto. Quindi, io, tu dici, parli tu che fai le meditazioni pubbliche, allora io questo lo sto facendo perché ci sono alcune persone che me l'hanno chiesto di farlo, d'accordo? E non lo farei se non fossi certo che fosse divina volontà, me ne starei tranquillamente nella mia stanzetta,
davanti alla statua della Madonna, ecco, a fare queste stesse cose che tu mi tocca fare ad alta voce a mente, come si fa nella meditazione normale, no? Potendo tra l'altro dare anche maggior risalto, maggiore spazio ai momenti di intimità che si hanno nella meditazione, che sono chiaramente riservati al dopo, no? Ecco, riprendendo il testo, le immagini stupende sono luce che illumina, venti che purificano, fuoco che brucia, miracoli che fanno fare miracoli, bellissimo. Allora, un santo che fa un miracolo, dice Gesù, è un canale, cioè quelli che li fanno sono canali, perché il santo non fa i miracoli, d'accordo? È un'eresia dire il santo ha fatto il miracolo, perché il santo è un essere umano, d'accordo? Distinguiamo sempre, diamo gloria a Dio, e i santi su questo erano sempre, scappavano quando facevano i miracoli. Il santo non l'ha fatto, al santo è stato dato dal Signore il dono di essere un canale, cioè che attraverso la parola del santo, il gesto del santo, Dio realizza un miracolo. Questo è quello che succede. Quelli sono canali, cioè gli uomini i miracoli non li fanno, Padre Pio i miracoli non li fa. E lo dico sapendo che Padre Pio è contento di quello che dico. Quando la Chiesa accerta un miracolo, un processo di canonizzazione, non è che accerta che il santo ha fatto il miracolo, accerta che Dio si è servito di quel santo, quindi il miracolo è la prova che Dio gli ha dato il placet a quel santo, capite? È un atto divino. Però in queste anime ne risiede la potenza, perché da dove viene la potenza del miracolo? Dalla volontà divina. Dio, a Dio basta volere una cosa perché sia fatta. Capito? Un miracolo è un atto umanamente inspiegabile, istantaneo, che stravolge l'ordine naturale. Chi è che può farlo? È Dio. Perché è Dio che nel fiat creante ha stabilito l'ordine naturale, ma Dio ne può derogare in qualunque momento. D'accordo? Bellissimo. Poi bellissimo tutte quante le cose, il piede del missionario, la lingua dei predicatori, la forza dei deboli, la tolleranza dei calunniati, quindi, e spiega perché. Perché stando nella mia volontà concorrono a tutto il bene che ci può essere in cielo e in terra. È stupenda una roba del genere. È stupenda per noi, è stupenda per Gesù questa frase che dice, che fa veramente pensare. È tanto il piacere che prendo, che al solo sentirne parlare gongolo di gioia, chiamo tutto il cielo a farne festa. Cioè, capite? Gesù gongola se noi entriamo in questo mondo. Io dico sempre, c'è qualcuno che non aspirerebbe a far gongolare Gesù e con Gesù, perdonatemi se sono sempre così attento a questo particolare, la sua divinissima madre e nostra regina, la Divina Maria? E continua, io trovo tutti contenti in loro. Noi possiamo far contento Gesù. Possiamo dire a Gesù, ma lo dico arditamente, diceva San Luigi Conforti in un passaggio, e dico il vero però, non guardare da nessuna parte, non guardare tutti i peccati degli uomini, non guardare niente, guarda me. Se viviamo nel divin volere. E do tutti contenti a loro, la vita loro è la vita dei beati. Allora sto vivendo nella divina volontà. Io non, cioè, se io sto vivendo nella divina volontà, non è possibile che non abbia a livello interiore, almeno ordinario, delle grandi consolazioni, delle grandi grazie. Perché i beati sono felici. È così. Gesù promette grazie strepitose per chi vive in questo mondo, mai viste, mai udite. Luisa ne sa qualcosa, ne sapeva qualcosa. Le visite continue che ha avuto da Gesù per tutta la sua vita, d'accordo? In continuazione lei era, come dire, lo sentiva parlare, lo sentiva dentro di sé, lo vedeva, e aveva degli intrattenimenti di amore profondo, ma sensibile, a volte anche tangibile, fisico con lui, in senso chiaramente casto e santo, evidentemente, no? Questo è quello che aspetta chi vive nel divino. Lo dice Gesù. E dice che queste ostie, poi è bellissimo, gli sono più care delle ostie sacramentali perché, e le ostie sacramentali sono delle cose, no?
sono morte, non influiscono nella vita di Gesù, nell'ostia sacramentale c'è solo Gesù e fa tutto Gesù. Queste ostie sono ostie viventi perché, stando nella volontà, sono piene di vita, ma facendo la loro volontà influiscono e concorrono a tutto ciò che faccio io, quindi entrano in questa, come dire, dinamica di intimità comunionale profondissima con Gesù. Sue grandissime amiche, sue familiari strettissime, sue innamorate sono le anime, sono sue confidenti, capite? Tutto quello che ci possiamo immaginare. La vita loro è la vita dei beati. Io ricordo proprio queste, vabbè, sarò queste espressioni analoghe a queste che udii nei primi tempi in cui entrai in contatto con questo mondo, nel testo La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Io quando ho sentito queste cose, io ci ho creduto, dico sì, è così, non può essere altro che così, perché se questa è stata la vita della Madonna, la Madonna era persona felice per antonomasia, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, dice nel Magnificat. Non è che questo annulla le sofferenze, certo c'è la dolorata, c'è la corredentrice, però nella Divina Volontà anche le sofferenze più atroci che Gesù e Maria hanno vissuto e che comunque non sono escluse, non dobbiamo pensare in maniera, come dire, semplicisticamente a tutte queste cose. Ecco. Però la gioia, il gaudio, la felicità che viene anche in quei momenti atroci, dalla certezza e dalla consapevolezza e dal gaudio che si sta dicendo un fiat all'Altissimo per quello che lui vuole, sono senza paragone. E che cosa fanno queste anime? Sognano la Divina Volontà e l'amore e sono assorbite in queste due cose e non gli interessa più niente di nessuno. L'amore a chi? L'amore folle, d'accordo? A Dio, alla Santissima Trinità, a Gesù, alla Divina Maria, senza limiti, d'accordo? Veramente sono come la Madonna, cominciano ad adempiere il primo comandamento, a cui poco fai un'attenzione, che è più importante del secondo: amerai il Signore di Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E poi diventano amore vivente nei confronti del prossimo, amore vero, d'accordo? Come dice San Paolo, l'amore non fa alcun male al prossimo. San Giovanni, scusate, pieno compimento della legge e l'amore. L'inno alla carità diventa la loro bandiera, primo Corinzi 13. Il loro stile ordinario di vita. Non si arrabbiano più, la carità è paziente, non si adira, non si gonfia, vedete, non si mostra, non si mette in evidenza, non si vanta, non manca di rispetto a nessuno, mai per nessun motivo, eccetera, eccetera, no? E infine, ecco, siamo arrivati quasi al termine, ma veramente qui poi lo Spirito Santo ci porterà lì dove vuole, perché con queste parole di oggi si vola nelle vette del cielo. Chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale. Oggi abbiamo imparato una cosa nuova, quindi fino adesso conoscevamo due comunioni, no? Cioè la comunione sacramentale, quando noi facciamo la Santa Comunione durante la Santa Messa, e poi c'è la comunione spirituale, che andrebbe riscoperta e valorizzata di più, abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche quando si scegliesse di fare la rinuncia, il sacrificio di una comunione in meno, ecco, per ragioni, ecco, o ascetiche, di maggior desiderio di Gesù Eucaristico, o penitenziali, di riparazione alle comunioni sacrileghe. Ma c'è la comunione delle comunioni, l'abbiamo visto anche nella meditazione, che si chiama la comunione eternale. Qual è? Fare la Divina Volontà e vivere in essa. Che è al di sopra, e Gesù dice, attenzione, la ragione di esistere delle ostie sacramentali è formare le ostie sacramentali della mia volontà. Cioè, la ragione di essere della comunione sacramentale è la comunione eternale. D'accordo? Perché se con tutte le comunioni che fai non diventi santo e non fai la volontà di Dio, c'era una volta un professore che diceva un'espressione un po' bruttarella, insomma, un po' cruda, però la ripeto perché rende l'idea: tu mangi le particole,
Diceva così, brutta questa espressione, però capite nel senso, no? Quindi tu prendi, San Tommaso lo dice in termini più nobili, tu prendi il segno del sacramento in cui il sacramento è contenuto, ma non prendi la res, d'accordo? Cioè la sostanza del sacramento. Perché se tu ricevi Gesù Cristo nello stato di vittima, come si trova quando è nell'ostia consacrata, e non sei un sacrificio vivente a Dio gradito, ma che comunione hai fatto? Ecco. Bene, facciamo, non si serve da fare un'ora di silenzio dinanzi a questa meditazione, ma ecco, dobbiamo concludere questo momento, diciamo, pubblico per poi, al termine, lasciare spazio alla devozione del nostro cuore. O Divina Maria, attraverso questa meditazione siamo entrati, come dire, siamo stati catapultati, ecco, meglio, nel tuo mondo, nella santità delle santità che tu per prima, in ordine cronologico, hai vissuto e che tanto desideri per tutti i tuoi figli. Le parole che oggi da Gesù abbiamo ascoltato sono assolutamente indimenticabili, fanno gioire e innamorare il cuore, accendono il desiderio di entrare in questo mondo, di entrarci sempre meglio per chi già c'è entrato, e di crescere, ecco, di scomparire nel vortice d'amore eterno della divina volontà. Non c'è cosa che tu desideri di più per i tuoi figli. E fa che questo tuo desiderio si incontri con il desiderio nostro, che non ci sia cosa che desideriamo di più. Insegnaci il tuo stile. O mia divina Maria, lo stile nascosto, lo stile che non attira l'attenzione, ma che attira l'attenzione soltanto di te, che guardi con amore i tuoi consacrati, i tuoi totus tuus e della Santissima Trinità. Lasciando che sia conosciuto di noi, dal mondo, solo quello che la Divina Volontà desiderà essere bene, che sia conosciuto. E il resto, amato e conosciuto da voi soli. Ti penso che sia bene ricordare per oggi due piccoli slogan, che la Divina Volontà è la santità delle santità. E questo termine che Gesù usa, gongolo di gioia, penso che sarebbe bene tenerlo nel cuore, facendolo ovviamente, trasferendolo anche per chi è devoto della Divina Maria in lei, perché la Divina Maria gongola di gioia come suo figlio nel vedere le anime che vivono nel Divino Volere, e mantenerne i frutti. Ti
O Signore Gesù, che tutto scompaia, che tutto si relativizzi, che tutto muoia dinanzi al desiderio di entrare nel regno del divin volere del Fiat Supremo. Per l'intercessione della Divina Maria ti chiedo la grazia che tutte le mie energie, tutto il mio tempo, tutto il mio intelletto, tutta la mia volontà, tutte le mie facoltà, tutte le mie energie siano convogliate e impegnate nell'entrare in questo mondo tutto divino, per poter essere la tua gioia, per poter darti questa gloria infinita, per concorrere immensamente alla salvezza delle anime e per riparare immensamente i peccati del mondo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.